si è chiusa a Ravenna la sesta edizione di Opera, il festival organizzato dalla CGIL della provincia di Ravenna. La manifestazione ha proposto una riflessione sul ruolo del lavoro nel terzo millennio, attraverso la contaminazione delle diverse espressioni artistiche, teatro, letteratura, musica e fotografia. Al centro dei dibattiti, a cui hanno partecipato docenti universitari e sociologi, oltre ai rappresentanti dei lavoratori, la nascita di una Carta dei diritti universali del lavoro, progetto portato avanti da CGIL per innovare gli strumenti contrattuali preservando i diritti fondamentali. A salire sul palco di Opera, artisti come l'attore Ivano Marescotti, il gruppo musicale The Doorman e la cantautrice Ginevra Di Marco, ex CSI. Corradino Mineo, perché nel 2016 è ancora importante parlare di diritti dei lavoratori? Perché non è stato mai così importante, perché non c'è stato mai un attacco così forte in Occidente ai diritti dei lavoratori. Dovremmo chiederci perché c'è questo attacco. La ragione è semplice, è che il nuovo capitalismo finanziario non riesce a garantire quell'alternanza di crisi e di crescita che c'era un tempo, che c'era negli anni 60, anche 70, perché la disuguaglianza ha cambiato le cose. Allora l'illusione è che comprimendo sempre di più i poteri, i diritti, le ragioni del lavoro, si possa guadagnare qualcosa. È un'illusione. Non ci sarebbe il fenomeno Sanders negli Stati Uniti, che è straordinario per il numero straordinario di giovani che seguono un vecchio socialista negli Stati Uniti, dove essere socialisti era un modo di offendere la persona. Sei socialista, allora non puoi essere candidato, se non fosse questa la realtà. Di Left, un osservatorio privilegiato, che cosa percepisce? Su questo? Ma sa, Left cerca di capire quali sono le ragioni per cui questa sinistra ha preso tante botte, no? E ci proviamo tutti i giorni, ma cerca anche di capire quali possono essere le condizioni di una nuova unione. Io credo che per esempio il fenomeno Sanders è straordinario, cioè un signore non giovanissimo che parla del passato, che i ragazzi di 20 anni sentono più autentico di tutti questi che gli raccontano la manfrina della politica, dell'apparato. È una cosa straordinaria, anche Corbyn per certi versi, ma non lo so, voi avete un sindaco di Bologna che ha avuto l'endorsement di Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, che è il segretario di Podemos, è il rappresentante della seconda forza politica, stando ai sondaggi, della Spagna. Cioè qualcosa sta succedendo nel mondo. In Italia siamo in questo momento ancora, come dire, sotto l'effetto del trip Renzi, no? Il quale invece di parlare dei problemi parla solo di sé, no? E della sua straordinaria capacità di cambiare il paese. Prima o poi il paese si accorgerà che non è cambiato con Renzi e forse comincerà di nuovo a fare un discorso di sinistra, o no? Chiara Saraceno, sociologa ma anche scrittrice, ha presentato il suo libro proprio sulla povertà. Perché oggi siamo più poveri? Beh, c'è stata la crisi innanzitutto. L'Italia è sempre stato un paese in cui il tasso, l'incidenza della povertà è abbastanza alto. Con la crisi, soprattutto dopo i primi 2 o 3 anni, la povertà, in particolare quella assoluta, quindi quella, come dire, meno sensibile alla congiuntura, è aumentata parecchio, ed è aumentata anche la povertà delle famiglie di lavoratori. Cioè il titolo del mio libro, che è Il lavoro non basta, vuol dire proprio questo, che nonostante ci sia lavoro, qualche volta, spesso, non si riesce a evitare la povertà, vuoi perché il lavoro è troppo poco pagato, troppo frammentato, troppo a tempo parziale, non volontario, troppo precario, ma anche è quello che forse è più interessante, anche preoccupante, anche quando è un lavoro apparentemente garantito o comunque con un salario modesto ma formalmente adeguato, al di sopra del,
del salario minimo può non bastare se è l'unico reddito in una famiglia minimamente numerosa. Questo perché in Italia non ci sono sufficienti sostegni al costo dei figli, oltre i 3 anni di età, e universali, quindi non solo per i lavoratori dipendenti, e non c'è sufficiente sostegno all'occupazione femminile, soprattutto nelle famiglie numerose e a basso reddito, che sono quelle che hanno un maggior carico familiare, carico di lavoro familiare, hanno un peggiore trade-off tra lasciare il lavoro familiare e andare a lavorare, cioè perché non possono guadagnare molto, non possono ricorrere al mercato in una situazione di servizi non sufficienti, e quindi questa doppia cosa, troppe famiglie monoreddito, soprattutto quando sono numerose e pochi sostegni al costo dei figli, fanno sì che ci sia questo fenomeno del lavoratore povero su base familiare, delle famiglie di lavoratori poveri, che vuol dire anche che c'è anche una forte povertà minorile. Vincenzo Colla, segretario CGIL, state preparando una carta dei diritti dei lavoratori. In cosa consiste esattamente? Sì, è un progetto alternativo all'impianto che in realtà in questi anni è stato proposto sui temi del lavoro, sui temi dei diritti di cittadinanza, sui temi dei diritti sui luoghi di lavoro e non solo. E per la prima volta anche la CGIL fa un progetto che inizia a dare una risposta, vuole dare una risposta a tutti i lavoratori, sia quelli subordinati, sia quelli precari, al di là del contratto di lavoro, del luogo di lavoro. La proposta ha in sé un tratto politico evidente, vuole unificare il mondo del lavoro, mettere i diritti in capo alla persona, ci sono alcuni diritti che non possono essere contrattati, vuole rilanciare il tema del ruolo della contrattazione e vuole smontare le ultime norme di questi anni sul mercato del lavoro che hanno portato ad avere lavoratori a cui hai tolto la parola e la libertà nei luoghi di lavoro. Ivano Marescotti segue questa manifestazione fin dall'inizio. Perché è tornato per la sesta volta sul palco di Opera? È la sesta volta, tutti gli anni praticamente sono. Perché mi chiamano? Io ogni volta glielo dico, ma i temi sono gli stessi, il lavoro, per carità, la vita. E devo dire che ogni volta che vengo qui la piazza è sempre piena. C'è il rischio di ripetersi, ma la gente piace anche che ripeta anche le stesse cose. In questo caso ho fatto delle cose un po' diverse, però io veramente sono stupito dalla piazza che si riempie sempre ogni volta, ogni anno, e mi fa piacere ritornare perché mi diverto anch'io a fare lo spettacolo davanti a questo pubblico. Mauro Masotti, com'è andata questa sesta edizione di Opera dedicata ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici? Ma sicuramente, come tutti gli anni, è stata una bella esperienza perché ci ha permesso di incontrare anche persone che abitualmente non frequentano il sindacato, e quindi siamo venuti come sempre a contatto soprattutto con molti giovani, in particolare con il mondo della scuola, che è quello che è più faticoso da raggiungere per il sindacato, ma che è molto importante soprattutto quando, come quest'anno, si incontrano ragazzi delle superiori che fra qualche mese, passato gli esami di maturità, devono incrociare il mondo del lavoro, quindi un'esperienza molto importante. Poi è stato comunque interessante e importante avere qui nella piazzetta tanta gente durante i nostri dibattiti e durante i nostri spettacoli. Eravamo comunque concentrati su quello che è l'attività che sta svolgendo la CGIL adesso, che è quella della raccolta firme per la proposta che stiamo facendo di nuova carta universale dei diritti dei lavoratori, per il quale stiamo raccogliendo le firme, e questa è stata proprio la nostra attività principale, e quindi direi un risultato molto positivo. Continueremo per tutto questo mese, per tutto il mese di giugno, e continueremo anche con un'altra iniziativa al di fuori dal festival il 17 giugno, quindi ne approfitto anche per invitare tutti coloro che vogliono. Il 17 giugno dalle 18 alle 24 al Pala de André, con tanta musica, con spettacoli, improvvisazioni teatrali, con flash mob, ma anche per raccogliere le firme e per portare la voce della CGIL e far conoscere quella che è la nostra proposta.